Atina è un piccolo comune del Frosinate che domina, chiudendo a sud-est, la Valle di Comino, un'ampia conca appenninica che si estende per circa 325 km quadrati, formata dall'alto bacino del fiume Melfa e dal torrente Mollarino. Grazie al suo patrimonio dallo spiccato interesse storico e artistico, seppur ancora troppo poco conosciuto, Atina è recentemente entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. Il suo territorio si sviluppa su tre aree: il centro storico, dove sui resti dell'antica città romana ebbe origine l'abitato tardo medievale e moderno, il Colle e Atina Inferiore, sorta nel secondo dopoguerra vicino al ponte sul Melfa, dove sono situate le più importanti realtà di carattere turistico, artigianale e commerciale. Le origini di Atina sono antichissime. La leggenda narra che fu fondata dal dio Saturno, che, costretto a fuggire dalla Grecia, si nascose nel Lazio, dove diede vita ad una favolosa età dell'oro, fondando altre quattro grandi e feconde città, che cominciano con la lettera A: Alatri, Anagni, Aquino ed Arpino. Più imponente baluardo sannita a difesa delle vie di accesso a Sannio, viene ricordata dal poeta latino Virgilio, che la annovera tra le città del Lazio alleate di turno contro Enea, definendola potens. Dalla piazza che vedete, impreziosita dal bel fontanone di marmo bianco, si accede al centro storico attraverso un grande portale d'ingresso che racchiude un patrimonio artistico di grandissimo valore. In particolare, imperdibili durante una visita ad Atina, l'imponente Palazzo Cantelmo o Palazzo Ducale, forse il principale degli edifici cittadini. Edificato dopo il terremoto del 1349, che distrusse l'intera città di Atina, è oggi sede del comune e prende il nome dalla famiglia che fece ricostruire l'intero borgo dopo il disastro naturale. E ancora, la Concattedrale di Atina o Cattedrale di Santa Maria Assunta su Piazza Marconi, costruita tra il 1725 e il 1746, che sorge laddove un tempo si ergeva una primitiva cattedrale paleocristiana sui resti, si dice, del Tempio di Saturno. Proprio di fronte alla cattedrale si trova il Palazzo del Vescovato, una delle principali architetture civili del paese, delimitato da un magnifico porticato. Molto interessante anche Palazzo Visocchi, costruito nel Settecento con la sua pianta a T, è legato alla storia della famiglia che gli dà il nome. Nella camera da pranzo di Palazzo Visocchi è possibile ammirare un raro esemplare di carta da parati, nota come carta francese, prodotta all'inizio dell'Ottocento con il sistema della macchina continua delle cartiere Lefebvre di Isola del Liri, sempre nella zona. Oggi Atina risplende della luce del passato, arricchendosi grazie alle nuove sfumature del presente. Oltre all'artigianato, all'identità enogastronomica di cui vanto particolare è la produzione del cabernet locale, per cui esiste la denominazione di origine controllata Atina DOC dal 1999. Ad Atina si svolgono manifestazioni culturali di respiro internazionale come il Festival Internazionale del Folklore e l'Atina Jazz, un festival attivo da oltre 30 anni che ha portato nel Lazio i principali interpreti della scena jazz mondiale. Durante l'estate, nel periodo migliore anche da un punto di vista meteorologico, cerchiamo di rendere il paese sempre più accogliente organizzando tanti eventi, no? Potrei menzionare il Festival Internazionale del Jazz. Ricordo soltanto che per chi può essere magari un po' un intenditore del settore, che qui da noi sono stati artisti del calibro di Chick Corea, Michel Petrucciani, Lee Konitz, Randy Breger, Didi Bridgewater, Bregovic, insomma tantissimi artisti, anche la mai dimenticata Mia Martini. E quindi insomma anche quest'anno cercheremo di dare lustro alla manifestazione. Abbiamo il Festival Internazionale del Folklore,
che quest'anno festeggerà la 41esima edizione e che ha fatto conoscere Atina praticamente in tutto il mondo, visto che tutti i paesi che noi ospitiamo ogni anno poi ricambiano ospitando il nostro gruppo folcloristico, che porta ovviamente un messaggio diciamo di storia, di tradizione del nostro territorio, anche attraverso quella che è la promozione dei nostri prodotti tipici enogastronomici. Riguardano in particolare il vino Cabernet e il fagiolo cannellino. Ultimamente per il vino Cabernet, che fu portato anticamente dalla famiglia Visocchi, diciamo dalla Francia, poi ha attecchito così bene qua che è diventato davvero un vino molto particolare. Invece addirittura per il fagiolo cannellino abbiamo anche il marchio DOP, quindi a testimonianza del fatto che tutta la filiera in questo caso è del nostro territorio.